A Padova l'ennesima conferma di una squadra rivelatasi nel corso della stagione un prodigio di discontinuità. Stessi pregi e difetti, stesso risultato finale. Urge dunque una valutazione attenta e obiettiva di ciò che è stato fatto. Non un organico da primi posti, questo ci sembra ormai chiaro, ma neanche da quindicesima posizione, ovvero quella occupata attualmente da Balzano e compagni. Rosa dunque sopravvalutata a prescindere dagli errori di Marino prima, Cosmi poi. I motivi? Troppe opzioni in attacco, qualità non eccelsa in mediana, poca fisicità nelle retrovie. Si fanno spesso raffronti con la Virtus Lanciano, protagonista comunque vada di una stagione solo da applausi. Ebbene, con serenità bisogna riconoscere che l'organico rossonero si è dimostrato più competitivo di quello biancazzurro, o comunque più omogeneo. Ma anche in valore assoluto, per esempio difesa e centrocampo Virtus hanno qualcosa in più. Del resto nel calcio la forza delle squadre la stabilisce solo il campo, non la storia dei calciatori che la compongono, non gli ingaggi e neanche il costo dei loro cartellini. Soprattutto rimane un mistero quale fosse il vero progetto di quest'anno. In alternativa di solito gli obiettivi sono tre: vincere, formare dei giovani oppure offrire spettacolo. Ebbene, il Pescara di quest'anno non è stato nulla di tutto questo. Ha detto di puntare sui giovani che poi in realtà sono stati mandati via, il gioco è stato sempre modesto, i risultati neanche a parlarne. L'unico aspetto sul quale non si può discutere è legato all'equilibrio finanziario. In questo la società è stata brava, bisogna riconoscerlo. I conti in ordine, in un momento così difficile sotto il profilo economico, sono fondamentali, ma non può essere tutto, anzi potrebbe esserlo se poi il sabato o la domenica non si giocasse.